Adesso do la parola a Gianni Zocchi, che è il nostro, innanzitutto è un consigliere dell'ordine della Toscana, perché voi sapete che la nostra compagine del Consiglio abbiamo cercato di avere la rappresentanza di tutte le regioni. Il collega è anche il responsabile della commissione nutrizione, mentre il collega Pierluigi Pegoraro come consigliere ha la delega alla nutrizione. Quindi se qualcosa non va poi prendetela con loro. Grazie Presidente. Allora, intanto io vorrei ringraziare tutti perché lo sforzo che è stato messo in campo per creare questo evento in un mese e mezzo circa è stato premiato dalla vostra presenza, quindi vi ringrazio ovviamente per questo. Vorrei affrontare questi pochi minuti che ho a disposizione per portare avanti più che altro un discorso un po', diciamo, impostato anche sulla riflessione. Una serie di riflessioni, appunto, l'alimentazione. L'alimentazione è uno dei fattori che più incide sull'accrescimento, sul nostro stato di benessere, sul nostro stato di salute, su ciò che siamo, sul rendimento, su quello che è il percorso della nostra vita, su quello che ogni singola persona riesce a realizzare e quindi in qualche modo è responsabile dello sviluppo dei popoli. L'alimentazione purtroppo è molto cambiata negli ultimi tempi e se noi andiamo a vedere l'allungamento della vita stessa ci porta oggi a fare delle riflessioni diverse, perché oggi noi dobbiamo sempre più stare in salute perché si allungano i tempi lavorativi, si allungano le nostre responsabilità sociali, ci auguriamo possa anche rimanere un po' di tempo per noi, per il divertimento, ma comunque sia l'uomo si sta portando avanti in questa proprio accrescimento anche sotto il profilo proprio della longevità. E quindi la modifica dello stile di vita è un qualcosa che deve rientrare per forza a far parte del nostro sistema vita, dove l'alimentazione è sicuramente uno dei fattori principali. E per supportare che cosa? Per supportare tutti aspetti che riguardano la prevenzione, per esempio. L'ambiente esterno ovviamente ha fatto dei passi avanti per poterci garantire oggi sulle nostre tavole tanto, diciamo, benessere, specialmente nei paesi questo industrializzati, però ovviamente questo ha creato dei problemi in più, nel senso che dobbiamo saper gestire in qualche modo questi alimenti. Perché? Perché questi alimenti, come vedremo nel proseguo della discussione, possono in qualche modo, se non gestiti bene, creare anche dei problemi. È ovvio che l'alimentazione è sempre più importante anche di supporto alle terapie, alle pratiche mediche, perché noi sappiamo che la maggior parte delle patologie ha una correlazione diretta con l'alimentazione. Quindi non c'è patologia che non possa avere beneficio da un'alimentazione corretta. È ovvio che tutto questo deve andare di pari passo fra conoscenza e coscienza. Noi dobbiamo essere sempre più preparati per affrontare questa sfida che prevede ovviamente conoscenze in ambito nutrizionale molto molto profonde, conoscenze di biochimica clinica, di fisiologia, di bromatologia, di chimica degli alimenti, di tutto ciò che comporta ovviamente l'utilizzo dell'alimento nel suo insieme, perché ricordiamoci che l'alimento che entra nel nostro corpo in realtà entra, ma entra anche a far parte del nostro corpo, smuove tutta una serie o dà tutta una serie di risposte sull'asse neuroormonale. Quindi l'alimentazione è sicuramente centrale in ciò che noi siamo. E si sente sempre più parlare di aspetti che riguardano, che correlano la genetica al
ciò che siamo. In effetti anche l'epigenetica in qualche modo ci porta su questa strada, no? Noi siamo, come dicono alcuni, l'espressione dei nostri geni. In realtà questa espressione dei nostri geni era molto più presente fino a qualche anno fa, dove ovviamente il gene dettava un po' le regole del gioco di quale sarebbe stata la nostra strada, il nostro percorso di vita, il nostro stato di salute, la nostra longevità. Beh, oggi sappiamo che i geni sono sempre estremamente importanti, conosciamo tanto per quello che riguarda la struttura del genoma, però sappiamo anche che le modificazioni all'esterno, in particolar modo di stimoli costanti che riguardano l'alimentazione, in realtà va a modificare un pochino il quadro, lo scenario generale. Noi sappiamo che oggi l'alimentazione incide sempre di più sull'espressione del gene. E quindi qui stanno nascendo le nuove discipline, ecco perché dico che la scienza dell'alimentazione è una scienza molto nuova, è una scienza in costante evoluzione. Perché? Perché stanno entrando sempre più una commistione, se vogliamo, o un inserimento, o una interrelazione fra varie discipline. Ecco perché torno a ripetere che il biologo ha una cultura straordinaria per affrontare la parte e la sfida della nutrizione per gli anni 3000. Perché qui parliamo di genetica, parliamo di biologia cellulare, parliamo, quando ci focalizziamo sull'intestino, l'intestino è un qualcosa che sta all'interno, sì, del nostro corpo, quando si supera la barriera dell'enterocita, ma quando siamo al di là, quindi nel condotto, nella parte, diciamo, più esterna del nostro corpo, lì parliamo di batteri, lì parliamo di ceppi di batteri che rappresentano una realtà fondamentale, probabilmente un altro organo, perché collabora con noi, sviluppa vitamine, ha una risposta ormonale, crea delle sostanze che sono estremamente importanti per la salute del nostro enterocita. Chi ha una cultura così profonda sulla parte dei batteri? Sicuramente il biologo ce l'ha. Quindi l'aspetto della nutrizione sta sempre più prendendo campo in molte sfaccettature, dove se le andiamo a analizzare tutte, il biologo ha una cultura di base straordinaria per poter affrontare queste nuove sfide. E se noi andiamo a correlarsi, per esempio, al discorso della genetica, no? La genetica è quella che ci ha permesso oggi di essere qui, ai sistemi, tutti i sistemi di adattamento, no? Però se andiamo a vedere bene quel gene che ovviamente è stato il gene che ci ha assicurato di essere qui e quindi ci ha privilegiato, oggi in alcune realtà, specialmente in alcune realtà in fase di sviluppo, è il gene che per il paradosso fisiologico sta creando dei grossi problemi. Sta creando dei problemi, per esempio, di forte sovrappeso e di obesità. Un chiaro esempio è, alla luce di tutti i giorni, uno studio veramente a cielo aperto, la storia, l'evoluzione, se vogliamo anche l'involuzione sotto il profilo umano, degli indiani Pima, eh? Una storia che è presente in noi di come un sistema non si sia adattato a che cosa? A uno stimolo alimentare rispetto a che cosa? A quello che è la nostra genetica. Quindi questi aspetti che noi, quindi che riguardano la correlazione proprio del gene rispetto alla nutrizione, le dobbiamo affrontare con un senso anche critico, per l'amor di Dio. Noi non dobbiamo seguire le mode come spesso purtroppo vengano propinate da tutti e di più. Noi dobbiamo essere i professionisti che, con le conoscenze estremamente importanti e profonde della nutrizione, della correlazione della nutrizione rispetto a quello che è l'essere umano, fanno critica, analizzano, valutano e fanno tendenza, quella tendenza che deve portare l'individuo sempre più verso uno stato di benessere e di salute. E ricordiamoci sempre il concetto, e credo che se siamo qui di questo ne siamo pienamente coscienti, che l'alimentazione è estremamente correlata a ciò che noi siamo. Ciò che noi siamo in termini non solo strutturali, non solo di evidenza, di morfologia e quant'altro, ma ciò che noi siamo in termini di salute e quali saranno le nostre aspettative di vita in termini di qualità e di longevità.
C'è un argomento che è estremamente importante e su quale ci dobbiamo, io credo, far carico, è quello che basterebbe poco per poter cambiare, io sono convinto perlomeno di questo, per poter cambiare un po' il futuro nostro, forse, ma sicuramente dei nostri figli, sicuramente di tutti coloro che ovviamente hanno ancora da affrontare una vita lunga davanti a sé. Basterebbe, per esempio, buttiamo lì un qualcosa di semplice, no? Intuibile, potessimo insegnare, trasferire tramite le scuole, tramite le istituzioni, tramite coloro che hanno a cuore la salute dell'individuo. Basterebbe insegnare una cosa semplice, la gestione, per esempio, del conteggio dei carboidrati, la gestione del carico glicemico, una lezione che può per un'ora di lezione cambiare la storia di molte persone. Ho buttato lì un esempio banalissimo per gli addetti ai lavori, ma nessuno si fa carico di inserire all'interno del sistema scuola quant'altro una disciplina come la scienza dell'alimentazione, che dovrebbe essere fondamentale, perché noi sappiamo che buona parte dei bilanci che sono impegnati nella salute dell'individuo, no? E l'alimentazione? L'alimentazione è quella che consente probabilmente all'individuo di non ammalarsi, o qualora questo dovesse avvenire più tardi possibile, forse nel modo più soft possibile. L'alimentazione, cari colleghi, che fa parte della mia vita, del mio, di tutto quello che sono le cose che ho dentro, la grande energia che io sento è rivolta tutto verso questa disciplina che non solo mi affascina, ma è che è entrata a far parte della mia vita. L'alimentazione è quella che, una volta che sarà compreso il vero valore, probabilmente sarà la parte trainante per quelle popoli che vorranno usufruire dei vantaggi che oggi lo sviluppo ha dato. Spetta a noi conquistare quindi questi spazi ovviamente che sono spazi culturali, che sono spazi ovviamente di informazione, ma anche nei nostri studi ovviamente noi impostiamo molto, dedichiamo molto tempo a fare educazione alimentare e quant'altro. Sono aspetti estremamente importanti che possano nel tempo cambiare anche piccole comunità, come può essere considerata quella di una famiglia. Ovviamente io in tutto questo, mi avvio a concludere, io vorrei ringraziare il nostro Presidente, perché anche se ci ha fatto fare una grande corsa, vi garantisco una corsa che fino a stanotte ci ha visto impegnati in aspetti che riguardavano questo incontro, del quale ovviamente sono contento di avervi fatto parte e in qualche modo di aver dato un piccolo contributo. Lo voglio ringraziare per la sensibilità che da subito ha avuto nei confronti della nutrizione, e a questo associare anche la sensibilità di un consiglio dell'ordine che ha messo in questo momento un attimino da parte nelle loro specificità. Ogni collega ha specificità, ha professionalità, ha esperienza nei loro ambiti estremamente importante. Sto arricchendomi di cose straordinarie e per questo le voglio ringraziare. E voglio ringraziare la sensibilità del Consiglio, perché ci ha permesso oggi di dare questa priorità a questo congresso, che per noi non è solamente il quarto congresso, per me intanto è il primo in questa veste, ma è un congresso che vuol dar l'avvio a una nuova pagina di storia per il biologo nutrizionista. Saremo noi impegnati da subito, e il Presidente su questo è stato chiaro, sulle cariche che ovviamente sono in questo momento già in atto e quindi già al lavoro, però tutto questo noi potremmo farlo solo con l'aiuto vostro. Lo sviluppo del nostro ruolo, cosa che chi mi conosce ed è qui sa,
il motivo per il quale io sono qui in questo momento, che ci tengo fortemente al ruolo del biologo nutrizionista, è un percorso che vorremmo farlo con voi. Quindi siamo pronti a recepire tutti i consigli, tutte le progettualità che avete, tutti i valori e qualsiasi altra cosa ritenete opportuno. Questo è un consiglio aperto, è un consiglio che ha interesse a lavorare per lo sviluppo della nostra professione e del nostro ruolo. E alcune cose vado a concludere, vorrei ricordare che questo impegno, che è un impegno a 360 gradi, prevederà ovviamente tutti gli aspetti, come ha detto il Presidente, della formazione, ovviamente, della strutturazione, dell'organizzazione anche sul territorio, per stare più vicino possibile ai colleghi, aumentare la visibilità, un argomento che spesso ci troviamo ad affrontare, del quale ovviamente ci troviamo impotenti come singoli, ma adesso c'è un ordine dietro a tutto questo, di creare un rapporto nuovo con i mass media, per vedere ovviamente di mettere sempre più in risalto quello che è la nostra cultura, quello che è il nostro impegno, e di favorire tutta la parte riguardano pubblicazioni, rafforzare sempre più il nostro ruolo all'interno delle istituzioni, accorciare un po' dei rapporti o sviluppare, se possibile, rapporti nuovi con istituti estremamente importanti e con l'università. Quindi, come vedete, tanta carne al fuoco, tanta voglia di fare, però abbiamo bisogno di voi per lo sviluppo di quello che è il nostro mandato su questa terra e che ci appartiene, che è lo sviluppo del ruolo del biologo nutrizionista. Grazie.